il narratore degli Atti degli Apostoli ha raccontato la conversione di Saulo di Tarso. Forse lui non l'avrebbe considerata una conversione, ma piuttosto una maturazione. È cresciuto fino alla pienezza, però è cambiato, ha cambiato atteggiamento. Nel capitolo 9 degli Atti Abbiamo letto nell'incontro precedente l'evento drammatico che capovolge la vita di Saulo, cambia il suo modo di vedere. Subito dopo Luca racconta il cambiamento di Pietro. Sappiamo che negli Atti degli Apostoli i due personaggi principali, Pietro e Paolo, sono tenuti volutamente in, in, in parallelo. E ciò che viene raccontato dell'uno è proposto anche per l'altro. L'intento dell'autore del libro è quello di appoggiare Saulo, cioè San Paolo, di presentarlo come coerente con la predicazione di Pietro, testimone oculare di Gesù, primo degli Apostoli pietra di fondamento della comunità cristiana. Saulo riteneva che Gesù avesse torto. Incontrandolo risorto cambia prospettiva, si accorge che ha ragione e comincia a seguirlo. Pietro in che senso deve cambiare? Il capitolo 10 degli Atti degli Apostoli racconta una visita pastorale che cambiò la pastorale, cioè che aprì la mentalità di Pietro, facendogli comprendere che il progetto di Gesù era quello di allargare gli orizzonti, di uscire. Dall'ambiente ristretto di Gerusalemme e di portare la predicazione evangelica a tutte le genti. Fino allora gli Apostoli invece erano rimasti a Gerusalemme, non impegnati affatto in un ministero missionario di annuncio ad altri. Comincia tuttavia una uscita dalla città. Che noi potremmo paragonare ad una visita pastorale. Nel capitolo 9, infatti, al versetto 32, si dice: Avvenne che mentre Pietro andava a far visita a tutti, si recò anche dai fedeli che dimoravano a Lidda. Lidda è una città sulla costa mediterranea. Quindi distante alcune decine di chilometri da Gerusalemme. Pietro va a far visita ai vari gruppi cristiani che si sono venuti a creare nelle cittadine intorno a Gerusalemme. Ma restiamo nell'ambito della Giudea. A Lidda Pietro guarisce uno storpio di nome Enea. Nel frattempo lo mandano a chiamare a Giaffa, un altro paese della costa, perché è morta una donna molto impegnata nella vita cristiana. E Pietro risponde alla chiamata, visita quella comunità nel momento del lutto per la perdita di questa donna, chiamata Tabità, e la risuscita. Compie un gesto straordinario, un miracolo di rianimazione del cadavere. Non solo fa camminare il paralitico, ma dà la vita a un morto. È un compito grandioso, simile a quello compiuto da Gesù, ed è il segno della sua autorità apostolica. Dopo questi eventi prodigiosi Pietro rimase a Giaffa parecchi giorni in casa di un certo Simone Conciatore. A questo punto inizia il racconto del capitolo 10, inizia proprio come una narrazione a sé stante. C'era in Cesarea un uomo di nome Cornelio. Centurione della corte italica, uomo pio e timorato di Dio, con tutta la sua famiglia, faceva molte lemosine al popolo e pregava sempre Dio. Un ufficiale romano, comandante della corte italica, quindi molto probabilmente italiano, che vive a Cesarea è un uomo buono, religioso, interessato alla religiosità di Israele. Un uomo che prega e che fa elemosine, ma è uno straniero, è un romano, è un nemico, un militare dell'esercito di occupazione. Da un certo punto di vista, uno del genere è automaticamente considerato cattivo. È uno dei nemici, uno straniero occupante, un pagano. Invece no, Luca lo descrive come un uomo onesto, serio, buono, religioso. Attraverso l'esperienza di quest'uomo avviene il cambiamento di Pietro. Cornelio, un giorno, verso le tre del pomeriggio, vide chiaramente in visione un angelo di Dio che lo chiama. Cornelio risponde che c'è, oh Signore? Gli rispose, le tue preghiere e le tue lemosine sono salite in tua memoria dinanzi a Dio. Manda Giaffa a, a chiamare un certo Simone, detto anche Pietro. Si trova in casa di Simone il Conciatore, sulla riva del mare. È una strana comunicazione. Un angelo di Dio suggerisce a Cornelio di mandare a chiamare un uomo gli dà l'indirizzo anche di dove si trovi. Perché Cornelio deve mandare a cercare questo Simone detto Pietro? L'angelo non gliel'ha detto. Le preghiere, le lemosine che Cornelio fa sono salite davanti a Dio. E Dio quindi lo invita a cercare quell'uomo. Noi potremmo immaginare che dietro a questo racconto dell'angelo che dà la comunicazione ci sia una informazione anche umana, un suggerimento. Qualcuno deve avere suggerito a Cornelio di parlare con Pietro. E in quanto uomo di governo e di potere. Il centurione Cornelio organizza una missione, dà l'incarico ad alcuni soldati di andare a Giaffa a cercare questo Pietro e farlo venire a Cesarea. Cesarea è una città pagana, è una città costruita dai romani dedicata all'imperatore Cesare, è una città dove abitano i romani, gli occupanti, è una città dei soldati. Questo ufficiale romano che manda a cercare Pietro può turbare la serenità dell'apostolo, il quale non riesce a immaginare perché Cornelio lo voglia incontrare. Ma nemmeno Cornelio sa perché deve mandare a chiamare Pietro. Il racconto si sposta a Jaffa il giorno dopo. Mentre quelli erano per strada e si stavano avvicinando, Pietro, in casa di Simone il Conciatore, in attesa dell'ora di pranzo sale sulla terrazza e si addormenta. E in quel momento... Ha una visione, uno strano sogno all'ora di pranzo. Vede una tovaglia che scende dal cielo, tenuta per i quattro capi. Sulla tovaglia ci sono diversi generi di animali. Nel sogno, Pietro vede animali immondi, cioè animali che secondo la tradizione levitica dell'Antico Testamento non devono essere mangiati perché sono considerati impuri. Possiamo immaginare un maiale o un gambero. Sono considerati animali immondi, non commestibili. E allora di pranzo... Pietro ha fame, sogna una tovaglia con degli animali immondi. E una voce dal cielo gli dice: Coraggio, Pietro! Uccidi e mangia. E Pietro risponde: No, no, signore, io di questa roba non ne ho mai mangiata e non intendo mangiarne, non ho mai mangiato niente di impuro. E la voce dal cielo gli dice: quello che Dio ha purificato, tu non considerarlo impuro. La cosa avviene tre volte, un sogno che si ripete per tre volte eh, ha una particolare valenza, cioè per tre volte Pietro rinuncia a mangiare cibi che considera impuri e per tre volte la voce dal cielo gli dice... Guarda, che io li ho purificati, tu non considerarli impuri. Improvvisamente si sveglia perché sente che qualcuno sta bussando. Pietre sulla terrazza, in casa, di sotto, bussano all'uscio e sente voci romane che chiedono di un certo Simone, detto Pietro. Lo vuole il centurione Cornelio a Cesarea. Probabilmente l'ospite che accoglieva Pietro in casa sua avrà cercato di proteggerlo. Pietro dalla terrazza ha sentito che dei soldati lo stanno cercando. Perché lo cercano? Perché il centurione Cornelio a Cesarea vuole parlare con lui, istintivamente nessuno pensa a un'apertura di evangelizzazione, ma pensa a un problema politico, ad una questione giudiziaria. È naturale che Pietro abbia paura, però, dice il narratore, lo spirito gli dice di andare. Dentro di sé Pietro sente quella voce divina che gli dice coraggio vai seguili. E allora decide di partire e fa tutto il litorale della costa da Giaffa fino a Cesarea, scortato da quei soldati. Ci vuole una giornata di cammino. Quando arrivano... Pietro ha avuto modo di ripensare a tutti i fatti. Deve aver messo insieme quello strano sogno della tovaglia con la chiamata di questi soldati. Deve essersi domandato più volte che cosa vorrà Cornelio da me? Perché un centurione romano mi manda a cercare? Cosa ho fatto? Di che cosa vorrà parlarmi? Probabilmente di qualche accusa. Ha guarito un paralitico, ha risuscitato un morto, ha creato uno scompiglio in città. Adesso la forza romana si intromette nella sua vita. Se anda a parlargli deve essere di qualche cosa di serio. Perché mi vuole parlare? E tuttavia sente che è un'occasione buona. Quando arriva trova tutta la famiglia di Cornelio radunata. La famiglia è l'insieme dei dipendenti, non è solo la moglie e i figli, sono i famuli, coloro che eh, dipendono dal centurione. Quindi ci sono dei soldati eh, con gli altri parenti, eh, uomini, donne, bambini che aspettano l'arrivo di questo personaggio. Cornelio deve avere raccontato di essere stato invitato a cercare quest'uomo. Non sanno che cosa aspettarsi da lui. E lui non sa perché lo hanno chiamato. È una scena paradossale. Quando Pietro sta per entrare, Cornelio gli esce incontro e gli si getta ai piedi, quasi adorandolo, come se fosse un personaggio straordinario, un elemento celeste. Pietro se ne rende conto, lo rialza, gli dice non fare così, anch'io sono un uomo come te. E insieme, conversando, Diremmo quasi a braccetto, entrano in casa e Pietro vede tutta questa gente raccolta che sta aspettando lui. Mentre entra in casa di questo pagano, si rende conto che ha fatto qualche cosa contrario alla legge. Lui è un giudeo ed è rimasto osservante delle norme giudaiche e adesso sta entrando in casa di soldati romani. Non avrebbe dovuto farlo, ma lo ha fatto e lo dice. E dice anche che questo ingresso, cioè questa apertura, gli è stata suggerita dall'alto. Pietro ha ripensato lungo il cammino a quel sogno della tovaglia con l'invito a mangiare ogni genere di alimenti, senza cioè fare distinzione fra puro e impuro. La voce dall'alto gli aveva detto, quello che Dio ha purificato, tu non considerarlo impuro. Adesso Pietro si rende conto che il senso di quel sogno riguarda questa gente. Ci sono degli stranieri, dei non ebrei interessati a conoscere Gesù. Pietro non sa neanche lui perché è stato convocato. Ha obbedito a quella chiamata, spinto anche dallo Spirito, ma non sa perché è stato chiamato. E Cornelio gli dice: Sinceramente, neanch'io so perché ti ho fatto venire, ma mi hanno detto di farti venire perché tu hai qualche cosa da dire a me. A questo punto, Pietro si rende conto che è il messaggio di Gesù. Che deve comunicargli. È l'annuncio del Vangelo. Non l'avrebbe fatto di sua iniziativa, non sarebbe partito per annunciare il Vangelo a dei soldati romani nella città di Cesarea, ma è stato tirato a forza. È stato chiamato da queste persone interessate. È stato spinto da Dio stesso. E Pietro adesso si trova di fronte ad una situazione che non prevedeva. Stranieri che considerava impuri sono di fatto disposti a credere in Gesù Cristo. Sono aperti all'annuncio del Vangelo. E allora Pietro tiene un discorso missionario, è uno dei diversi discorsi che l'Evangelista Luca mette sulla bocca dell'Apostolo come sintesi cherigmatica, cioè l'annuncio concreto del Vangelo di Gesù in forma ridotta ed essenziale. Comincia dicendo mi sto rendendo conto che Dio non fa preferenze di persone. Vuol dire che fino a quel momento Pietro, da buon giudeo, era convinto che Dio facesse distinzione di persone e considerasse gli Ebrei in un modo diverso da come considerava gli altri popoli. Sta cominciando a comprendere che queste barriere sono cadute. Eppure. Aveva conosciuto Cristo, l'aveva visto agire, l'aveva sentito parlare, ma non aveva ancora capito veramente questa apertura universale. L'incontro con Cornelio fu davvero un caso strano, un evento straordinario che determinò un cambiamento. Pietro era andato a fare una visita pastorale e pensava semplicemente di visitare gli ebrei divenuti cristiani nella città di Lidda, si è spinto poi a Giaffa, ma non pensava di muoversi oltre. Invece, quella visita pastorale lo portò in un ambiente dove non pensava di andare, e cambiò l'impostazione della sua pastorale. Cosicché iniziò un nuovo stile di predicazione evangelica con l'apertura a tutte le genti. Sono i primi passi e Luca racconta con attenzione questi momenti significativi che segnano un cambiamento di prospettiva. Pietro annuncia il Signore Gesù morto e risorto. E Cornelio e la sua famiglia sono disposti a credere. Non solo. Mentre Pietro stava ancora parlando, lo Spirito Santo scese su tutti coloro che ascoltavano il discorso. L'annuncio del Vangelo è già comunicazione dello Spirito. E Pietro si accorge di questo dono dall'alto. E a quel punto capisce che è suo dovere battezzarli. È successa una piccola Pentecoste. La famiglia di Cornelio, piena di Spirito Santo, comincia a parlare in lingue e a glorificare Dio come avevano fatto gli apostoli all'inizio. E quindi Pietro ragiona, forse... Si può proibire che siano battezzati con l'acqua questi che hanno ricevuto lo Spirito Santo al pari di noi e ordinò che fossero battezzati nel nome di Gesù Cristo. Dopo tutto questo lo pregarono di fermarsi alcuni giorni e questa visita determinò un cambiamento nell'impostazione della vita ecclesiale. Fu un primo grande segno di apertura a tutte le genti.